Ci siamo? Ci siamo, la connessione sembra a posto. Quindi, chiudiamo qua. Allora, mi fai canale. Sì, ma anche no. Copia. Allora, vado un attimo a condividere il link online, giusto per... Allora. Ok. Allora mi carichi questa qui. Dai. Ok, perfetto. Benissimo. Sì, chat, l'ho capito. Datemi solo un secondo che condivido anche su Instagram. Allora. Sì, lo so, sono online, lo so. Dunque. Fatemi vedere un attimo una cosa, eh. Appena ci arrivo. Ah, eccolo qua, perfetto. Dunque. Ok, link. Allora, tac. Continuo a scriverlo di merda perché vabbè. Poi dicevamo. Stasera ci sono le quest della pesca. Che finiremo in un batter d'occhio, perciò non è che ci sia che... Però, insomma, questo. PS3. Ok. Twitch. Ok. Condiviso. Se si muove a finire di... Ok, perfetto. Ora vado un attimo su Twitch a vedere se si sente bene. Credo di sì in realtà. Dicevamo, fammi vedere tra l'altro come... Scusate, ce la fa la face cam? Sì, grazie. Ogni tanto questi problemi tecnici, dicevamo.
What's up? The foul tendrils of the Shades have finally extended into this village. So we find them and we kill them. It's simple. Will it be, though? I wonder. What do you mean? Would you be able to simply slaughter the people you lived among for so many years? Would you truly murder friends if you suspected them of being Shades? Yeah, I would. Yona's not coming back to a village full of those things. When the time comes, I pray you can follow through. I suppose all children are precious to their own parents. Of course they are. But if the cause of the illness is a mystery, how are we possibly supposed to find a cure? I was hoping you had an idea about that. We could speak with the child itself. The child? Wouldn't the adults know better? Even the oldest man in the world is but a child to my eyes. You know what? We'll protect this village while you're gone. Thank you.
just know it. We'll protect this village while you're gone. Hello, dearie.
trading mission, huh? Is something the matter? No, it's just that... I've never left here before. I'm just wondering what it's like to see a new place. Someday, I hope to take Yona on a journey like this. And someday, you shall. I will. I'm sure of it. Hi. Hey.
is it? Sup? Sup? Hey!
It is filled with strange potions and documents. What on earth was that old woman transporting? Yo! That old woman, is it? Yeah. Perhaps a visit to her home is in order.
Sono un imbecille! Da quant'è che ho il microfono mutato? Madonna mia, sono 40 minuti col microfono mutato, sono un imbecille! Però non posso rimandarla. Facciamo che la tengo lo stesso. Tanto non è una live importante a livello di narrativa, però può servire lo stesso come linea guida per le quest. Perché no? Circa. Per alcune quest sì, per altre non proprio. O magari anche soltanto per... No, non posso rifarla da capo. Cioè, non posso. Oppure sì. Cioè, no, sarebbe tempo sprecato. Questa cosa mi perplime parecchio. Ma scusa, perché il microfono era mutato? Quando è che l'ho premuto? Anche per... l'ho premuto per controllare l'audio all'inizio. Però in teoria pensavo di essermi smutato. Vabbè, lasciamola così. Lasciamola così, cioè non rifaccio la live da capo. Sono un imbecille. Questa è la prova che io sono un imbecille a volte. Va bene così. Ci vuole qualche testimonianza. Ricordo che devo fare le cose bene. E quando non le faccio, mi subisco le conseguenze. Stai ferma, facecam, prima di cadere, però. Amore mio, temo che la malattia che sta devastando il mio corpo presto reclamerà la mia vita. I miei sogni di viaggiare verso di te sono perduti. Sono del tutto perduti. Credo, del tutto perduti. All but lost? Tutto tranne che perduti, forse. Non lo so, desideravo così tanto darti questa pietra di mio pugno, diciamo, di mia mano. Non poterlo fare è il mio più grande rimpianto. Gli ha dato questa eredità di famiglia come regalo di addio, credo. Credo d'addio. Aspetta un momento, vedo un'altra lettera. È una notizia di morte. È un certificato, notizia, vabbè, insomma. Ah, quindi l'uomo era già morto quando il pacco è arrivato a Seafront. Il che significa che il postino aveva già iniziato a mentirle. Quindi ora diamo il gioiello al cliente o forse il postino avrà un'idea migliore? Che imbecille, quanto mi sta sulle palle sta cosa. Per fortuna non ho ancora fatto la chicca, vabbè. Non abbiamo perso niente di particolare, per carità, con l'audio del microfono. Però sono stato veramente stupido, sta cosa mi brucia tantissimo adesso. Però non posso rifarlo, cioè. Cioè, sono 50 minuti, no? Non posso cancellare 40-50 minuti di live a caso. Cioè, se uno volesse fare le cose fatte bene su cose importanti, sì, ma questa non è una cosa importante, sono soltanto quest. Non è la trama. La trama sarei devastato se fosse stata la trama. Avete quitto? Metto qualcos'altro, giochiamo qualcos'altro. L'avete trovato? Beh, sì, ma è complicato. Oh, capisco. Era dell'amante dell'anziana, della signora. Non so cosa farci ora. Ascolta, tu l'hai trovato, facci quello che pensi sia meglio. No, diamolo alla signorina, perché venderlo mi sembra infame. Ridarlo alla vecchia, cioè sotterrarlo in memoria dell'anziana va bene, però rimane lì a fare niente. Se lo do a cosa, almeno compie uno scopo. Ah, va bene. Se è quello che, se ciò che ritieni migliore, fallo pure, se ritieni migliore questa scelta. Suppongo che la vecchietta non si dubito che la vecchietta se ne lamenterebbe. Probabilmente ha comunque il gioiello con lei in cielo. Che bella cosa, che bella cosa. Beh, il prossimo passo è visitare il cliente, a quanto pare. Io cosa stavo parlando prima di quest? Che dicevo quest belle, profonde, eccetera, eccetera. Oddio. Cosa mi sono perso? Vabbè. Hai trovato la lacrima di sirena? Sì, esatto. Eccola qui. Oh, ho aspettato così lungo questo giorno.
La tua reputazione, signore, è stata... Vabbè. Comunque la nostra reputazione è ben meritata. È un prezioso ricordo di mio nonno. Ecco la tua ricompensa. Quindi la lacrima di sirena che era stata mandata a lei. But it is far too late to bring it to her now. No, it's not. I certainly hope so. Ah, che deficiente, ora ho capito. In realtà il gioiello era del nonno. Lei è venuta qui per cercarlo, il gioiello, ed era per l'anziana, giustamente. Che giri contorti. Solo adesso ho capito quanto continua a bruciarmi la cosa. Soprattutto mi brucia il fatto che... Cioè, non è che mi brucia, è particolare sta cosa. Che c'è stata una persona in live fino all'ultimo. Quando ho riacceso il microfono, la persona è andata via. Come da... Ah, è una voce che fa schifo, vado via. Cioè, prima non sentivo, mi andava bene, adesso no. Cioè, sembra boh. Neanche farlo apposta ho salvato il gioco, quindi... Non potrei comunque... la cosa potrebbe complicarsi però, eh. Che abilità è? Mettiamoci Dark Whirlwind. Perché Grimoire Vice, World Edit, Magic. Gavulot. Magic Cost, ok, ci sta. Quelli con lo scudo e la massa che droppavano un oggetto Twisted Ring, credo. Droppavano un oggetto particolarmente interessante e utile. Beh, è qui che compare. In teoria dovrebbe comparire quando è tipo nuvoloso, no? Beh, quanto mi farebbe comodo un sistema di lock in questo momento. Tuttavia, andiamo... Buongiorno. A proposito. Ok. Parola? Armor break, vabbè, capirai. Quanto li riduco male, gli shade, cioè... Minchia. No, io devo stare attentissimo a sta cosa, perché se la prossima live... Devo stare attentissimo a sta cosa dell'audio. Quanto mi dà fastidio. Ma mi dà talmente fastidio che così imparo dal mio errore. E infatti c'è una quest. Anche più di una, credo. Padrone Mil, mi dispiace terribilmente disturbarvi, ma temo abbiamo un problema. Di che si tratta, Sebastian? Stavo tentando di ordinare lo studio prima, solo per scoprire che è stato occupato da uno shade. Sembra accadere spesso ultimamente. Vuoi che vada a ucciderlo? Potrebbe non essere necessario, signore. Non sta causando alcun problema, semplicemente è seduto nello studio. Non ti ha attaccato? No, signore. Sì, ma lascia fare. Non mi interessa se sta indossando... Cos'è un tuxedo? Se lo sta indossando o se sta bevendo un cocktail. È uno shade e lo ucciderò. Va bene, così a caso. Testa dura. Solo che faccio un attimo fatica a ricordarmi. Ah, lo studio è quello, chiaro. Si fa in fretta in realtà, dai. È quando dovrò andare, credo, sottoterra che ci vorrà un po' di più. Beh, io non chiamo... Cioè, per me questo è uno studio, ho capito allora che intende questo. Ma io questo non lo chiamo studio, lo chiamo più biblioteca. Vabbè. Quanto mi sta sul culo.
Salve? Questo deve essere lo shade amichevole, eh? Ah, al diavolo. Uccidiamo quell'affare. Come che... Chi ti ha detto che puoi vivere in casa mia? Stai attenta, per favore. Infatti dice che è una barriera parecchio tosta da battere. Infatti dice non me ne frega niente. Porca miseria. Complimenti. Ma sbaglio o con gli attacchi normali non gli faccio quasi niente, invece con gli attacchi potenziati lo apro in due? Dov'è? E questa in realtà perché spacco i culi più di quanto teoricamente secondo me dovrei fare. Ah, così, vabbè. Ho ucciso lo Shade nello studio. Nella biblioteca, più che studio. Lo studio è quell'altro di fianco a quei divanetti e la scrivania, secondo il mio concetto, vabbè. Ah, piccolo bastardo, tosto. Piccolo tosto bastardo. Ben fatto, signore. E ora devo insistere che prendete questo pagamento. Vabbè, ok. Se provo a uscire e rientrare... Perché so che c'è un'altra quest che riguarda un'ipotetica cura per Emil. Solo che non sono così imbecille da... Cosa ci facevo uno shade come... là dentro, tanto per cominciare. Me lo sono chiesto anch'io. Di sicuro quella creatura... A quella creatura manca l'intelligenza per leggere libri. Eppure non riesco a immaginare cos'altro potesse sperare di fare là dentro. Sì, ma dicevo, io non sono così imbecille da andare al villaggio e farmi dire che c'è una quest. Lo so che c'è una quest. Dio, che imbecille che sono. Ci mancava solo che stessi facendo tutto questo senza streamare. Sarebbe stato meglio, forse. Forse. Bentornato, padrone Emil. Ehi, ciao Sebastian. Sono contento che tu stia bene. Qualcosa non va, maggiordomo? Sto cercando, signore, un modo per ripristinare il corpo di Emil al suo stato precedente. Oh, Sebastian. Purtroppo, gli archivi del piano di sopra in qualche modo sono limitati. What the fuck? Vabbè, ho letto una cosa, lasciamo perdere. Secondo le mie informazioni, i registri riguardo... Maestro padrone Emil sono nel secondo piano interrato. Le cose sarebbero più facili se potessi... Ciao Reptile, per fortuna sei arrivata adesso. Per fortuna non sei arrivata prima, sono un imbecille. Sono un imbecille. Tu hai idea che ho fatto 40-50 minuti di live col microfono mutato? Ho fatto 50 minuti di live col microfono mutato. Sono un imbecille. Porca miseria. Mi dirai rifalla? No, perché ho salvato tanto. Purtroppo ho salvato, quindi no, non si può rifare. Sono un imbecille. Per fortuna faccio solo live, cioè faccio solo quest stasera, quindi non è roba importante di trama. Però sono un imbecille e questa mi rimarrà per sempre in testa come ricordo dell'errore che non devo più fare. Vabbè. Appunto, le cose sarebbero più facili se potessi buttarmi là sotto nella, appunto, nella struttura di ricerca. Ma con tutte le creature che ci sono là, va bene, ci vado io, non ti preoccupare. Vuoi che ci vada, ci andiamo noi là sotto e facciamo fuori qualche shade? Oh no, non posso lasciare che lo facciate per me. Ah, lascia... Ah, è Emil che diceva, no, non potete farlo, vabbè. Siamo amici, Emil, non preoccuparti. È questo che fanno gli amici, vabbè. Lo so che sembra un po' creepy la musica, ma è fatta apposta per essere un po' creepy. Se c'ero almeno te lo... brava, esatto! Non voglio dire è colpa tua! Perché anche se è una battuta sembra brutta, però...
No, ma comunque c'era qualcuno in chat prima, cioè c'era qualcuno in live, non poteva dirmelo. C'ha maggior ragione quando mi sono accorto e ho acceso il microfono e è andato via. Ho detto, ma come? Cioè, secondo me è andato via per l'imbarazzo. No, adesso se resto qua in live mi prende ammazzate e mi dice, oh, imbecille, non potevi scrivermi e dirmi. Peccato. Chissà se c'è Shady in live. Vabbè. No, per carità, allora, da un lato mi insegna che devo stare attento a certe cose, anche se di solito sto attento. Dall'altro me ne ricorderò, non dico per sempre, ma abbastanza sì. Più che altro è questo il rischio, Io non ho ancora la mappa, allora non l'ho trovata, la mappa si trovava qua da qualche parte, devo vedere dov'è. Più che altro ci starò molto più attento, ma appunto se avessi qualcun altro in live mi potrebbe avvertire. Solo che a volte faccio le live da solo e... le cose vanno come vanno. Da qualche parte ci deve essere la mappa. Non è che magari è qui. Eccola qui dov'è la mappa. È che io torno sempre a casa verso il 21:30. Tempo di mangiare, volo, non riesco a collegare. Ma tranquilla, cioè. È anche colpa mia prima di tutto, non è che... Ok, ora che ho la mappa però... Porca miseria, li distruggo. Ora che ho la mappa posso andare abbastanza easy scialla. Tanto devo soltanto arrivare al secondo piano interrato. E questo è il primo. Perché a quanto pare dobbiamo trovare dei documenti che sono al secondo piano interrato. Tipo. Sì. Qua ho tutte le chiavi perché c'ero già stato. Ci sono tornato solo per la quest. Oh, livello 25. Attenzione. Si avvicina sempre di più i piani ben riusciti, tra virgolette. Wow. Ok. In realtà stai vedendo una visuale abbastanza isometrica e delle musiche creepy, ma in realtà Nier ha anche... la gestione della camera molto più libera spesso e anche delle musichette magari un po' più allegre. Sono stato fino adesso in un villaggio marittimo qui, chiamiamolo marittimo, in realtà è marittimo. È vero che potrei andare avanti, ma ne approfitto un po' per prendere XP perché sono leggermente delivellato secondo me, per quanto in realtà con sta lancia sto facendo molto più i culi di quanto credessi. Ma tipo se facessi una cosa tipo no? Così. Benissimo. Perfetto. Benissimo. E tra l'altro, al contrario della prima volta che sono stato qui, stavolta il ragazzino con me non è più cieco, quindi non devo aspettarlo. Posso andare un po' più sgargiullo. Dicevo, ce la facciamo? Facciamo perdere, va? Grande. Solo che adesso, allora... Madonna, quanti... Qua c'è quello con la barriera e vabbè. Sì. Chiaro. Porca miseria, quanta strada. Sto piano me lo ricordavo che era bello lunghetto. Però siamo quasi arrivati in realtà. Complimenti per la mira. Ok. Eccolo qua. Credo. No. Quanto c'è ancora? No, ci siamo, dai, ci siamo. Quanti sono? Porca miseria. Cioè, in teoria dovrebbe essere...
Scusa un attimo, eh. Ah, ma sono al secondo piano. Che imbecille. Che scemo. Si trova qui da qualche parte, allora. Che sciocco, mi sembrava strano. Dicevo, ma non era questo il secondo piano? È su una di queste scrivanie, tipo. Però non mi ricordo bene dove. Vabbè, tu resta pure lì e... potrebbe essere qua dentro, in realtà. Ho questo vago sentore. Eccolo qua. Ah, tu se non vieni a rompere le balle non sei contento, eh? Cos'è questo? Ma quanto pare è una lista di nomi e indirizzi. Forse sono stati impiegati nel laboratorio. Ma oggi poi mi hai streamato, sì, Dark Souls. È andata meglio di quanto credessi, in realtà. Solo che all'ultimo volevo fare una cosa, non ho potuto. Mi sono aperto un po' il percorso per la prossima volta. Cioè, c'è stato tipo un boss che l'ho shottato malissimo. L'altro è andato abbastanza benino. Mi preoccupa di più la prossima volta. La prossima volta devo fare qualche boss che... Anzi, no, aspetta un attimo. È vero, c'è stato un boss oggi che mi ha tenuto parecchio in difficoltà. E ho detto, forse mi devo potenziare l'arma. Forse. Tranquillo, cioè, immaginavo in realtà magari dovessi studiare o fossi ancora il corso a scuola, cioè figurati, davo per scontato che o c'eri oppure avevi da fare. Lo so che hai da fare anche. Ok, a quanto pare questo documento riguardava una donna, ok, che lavorava per il laboratorio e viveva in una città marittima, quindi probabilmente Seafront. Sai che ho scoperto soltanto anni... Ah, è caduta Iona, bello. Ho scoperto soltanto anni più tardi che Seafront in italiano vuol dire letteralmente lungomare. Seafront, eh? Ah, Seafront, eh? Forse dovremmo... Forse ci troveremo qualcosa per Emil. Ah, Emil è questo scheletro. Che appunto in teoria è un ragazzino. Però a causa di poteri assorbiti, robe varie, non dico alchemiche, ma arcane è la parola giusta, si è trasformato in uno scheletro. Allora. Esatto. Cioè, sta lancia mi fa fare i culi ai nemici in una maniera indegna. Io non credevo. Anche perché non sono a un livello esagerato. E di solito a questo punto del gioco non è che faccia sti culi. Dov'è? Ecco, la ragazza qui potrebbe quasi fare la Suicide Girl. Se non fosse per il temperamento. O forse in realtà proprio per il temperamento, chi lo sa. Combatte appunto in intimo. Ma tu non hai idea di questa ragazza. Vabbè, ma chissà quante volte hai visto Nier, figurati. Quindi se non la conosci, non la conosci. Ma quando la conosci dici, porca puttana sta donna qui. Quindi, ecco, appunto, dicevo, musichette più allegre, no? Posti un po' più solari, soleggiati. Esatto, i documenti menzionano una casa proprio sopra, esatto, l'entrata del villaggio, chiaro. Che è dove sono andato prima, tra l'altro, in cerca. Allora, questo, vero? Toc toc, chi è? Sono Nier. Mi dispiace se vi chiedo qualcosa. No, niente. Dimmi. Qualcuno della tua famiglia ha mai lavorato... Ah, mai fatto ricerca sulle armi? Qualcosa del genere? Comunque sembra bello questo gioco. Per essere PS3, sì, assolutamente. Al giorno d'oggi si potrebbe dire che ha un gameplay un po' banale. Ti deve piacere, diciamo. A me piace soprattutto per la narrativa e per... il retroscena delle quest, che a volte sono un po' drammatici, a volte comici, eccetera. Ecco, a livello di narrativa mi piace di più sto gioco, eccetera. Di gameplay è un po' banalotto e può facilmente stufare a volte alcune persone. Sì, in realtà credo che qualcuno dei miei parenti più vecchi facesse qualcosa del genere. Perché me lo chiedi? Aspetta un attimo, eh. Perché me lo chiedi? Ah, sto cercando... Ah, ok, sto mettendo mano su un po' delle sue ricerche. Hai qualche documento vecchio o qualcosa del genere? Ah, oh, amico, davvero? Non lo so.
Se aspetti posso dare un'occhiata in giro. Ok, ma adesso mi scriverà tipo 2 mesi dopo. No, mi dispiace, questo è tutto ciò che ho trovato. Una lettera. Che strano. È scritto in un linguaggio che non riconosco. Sì, certo, non li riconosce. Non nemmeno io riconosco. Oddio, ho saltato il messaggio. Vabbè, comunque mi pare sia scritto in codice. Ma era importante, qualunque cosa fosse. La teneva sotto il lucchetto. Esatto, tutto il tempo. Sai, potrebbe essere una specie di codice che dobbiamo decifrare al laboratorio. Ti dispiace se la portiamo con noi? Ah, tranquillo, fai pure. La tenevo in casa semplicemente perché non sapevo cos'altro farne. Va bene, grazie. Ok, torniamo a dimora e parliamo al maggiordomo. E chiedevi, come si dice maggiordomo in inglese? Butler. La prima cosa che mi è venuta in mente quando hai chiesto come si diceva maggiordomo in inglese è stato proprio questo. E ho detto, porca miseria, Sebastian, com'è che si chiamava in inglese? Anche se Grimoire Vice lo chiamava servant. The servant has a name after all. Ma... porca miseria, cos'è? Ma tipo non è che... usiamola tanto. Me ne dropperanno ancora di cure. Ma tipo... tu tra quanto? Mezz'oretta vai in live? Per dire... Tra l'altro per chi riguarderà questa live e ha visto anche le prime, questi nemici sono praticamente gli stessi che si trovano all'inizio del gioco, hanno più o meno lo stesso moveset. Beh, non sono gli stessi, ma hanno lo stesso moveset perché usano le stesse mosse. Cioè quelli grossi. Fatemi venire in mente, quando sono in live mi scordo le parole. Tra 15 minuti, ok, dai. Sì, vabbè, immagino che comunque non parli inglese tutti i giorni. Cioè, lo sai se devi dire qualcosa. Magari lo sai anche dire, ma non lo parli magari tutti i giorni, quindi... E vedo che la connessione va bene. Ieri ho avuto un mancamento con la connessione. Mi sono andato nel panico. Ho detto, cosa? Perché, non... perché è sceso a zero? Cosa sta succedendo? Mi è morta la connessione per un po' di minuti, ma... A quanto pare è in codice. Già. Vediamo un po'. Inizia con caro Emil. Sembra essere un messaggio per voi, padrone Emil. Una lettera, eh? Per me? Caro Emil, tu non mi conosci, ma io conosco te. La mia ricerca ha distorto, mutato la tua vita in maniere inimmaginabili. Ho cercato di redimermi e di farmi perdonare per questo, servendoti come madre, facendoti da madre. Ma ora so che i miei sforzi sono serviti a ben poco. A scrivere mi trovo meglio, infatti, a parlare scordo le parole. Esatto, anche io quando devo parlare lo parlo un po' a scatti perché non sono abituato a parlarlo, ma se devo scriverlo mi viene abbastanza spontaneo. Ti ho fatto da madre per ripagare il mio debito, ma i miei sforzi sono... Ora so che i miei sforzi sono serviti a poco. Avrei fatto qualunque cosa per salvarti dal tuo fato. E non saprei mai quanto mi sente in colpa di non averlo potuto fare. Ora ricordo... Secoli fa c'era una donna che badava a me e a mia sorella. Sì, secoli fa, perché per motivi lui è vissuto per secoli. Cioè in realtà hanno fatto esperimenti su di lui, quindi tecnicamente ha poteri magici che oltre a fargli pietrificare quello che guardava l'ha reso anche capace di rimanere giovane fondamentalmente. Non voglio fare spoiler perché potrei dire roba. Gli altri scienziati ci trattavano come topi da laboratorio, ma quella donna era davvero gentile con noi. Credo che mi abbia in qualche modo reso ciò che sono oggi. Tua madre, eh? Sai, non ho trovato un modo per sistemare il mio corpo, ma non mi importa più. Questa lettera mi ha aiutato a recuperare mia madre e a ricordarla mia madre. E quello significa molto di più per me. Ok... Io vorrei uscire e rientrare per vedere se c'è un'altra quest, ma non credo in realtà. Potrei fare una cosa però, tipo... È caduta di nuovo Iona, bellissimo. Quando voglio vederla cadere non cade mai, però. Allora, tipo dicevamo, rientriamo un attimo che vediamo se c'è ancora questo oppure se siamo a posto. C'è talmente tanta roba da fare, dicevo stasera facciamo questo, 40 minuti...
ancora delle quest le faccio, per carità. Non ci sono più quest qua dentro, però. Quindi vediamo un attimo dove devo andare. Vediamo un po' quest, allora. Il cargo, ok, devo andare al villaggio. Devo andare a Fasad. Ma si può scegliere il personaggio? No. Tu usi solo Nier, gli altri due sono di contorno, anche perché lui è l'unico che c'è per tutta la trama, gli altri si aggiungono man mano. Puoi scegliere cosa fargli fare, però, tipo darti supporto, difenderti, difenderti tra virgolette, attaccare i nemici. Per esempio Emil ogni tanto ti cura quando hai poca vita. Devo andare a Fasad, devo andare al villaggio, a Fasad, Southern Plains. Nel Southern Plains dovrebbe esserci uno Shade se riesco a farlo spawnare. Ma io ce l'ho l'Ineria, allora perché il Fisherman non l'ha voluta vedere prima? You collected the Strange Things Store, ok. Apparently the keys. The key lies in the Forest of Myth. Damage map. Facade, ok. The Great Tree, devo andare a Lost Shrine. The woman sitting near Devonair across from the weapon shattered find a young woman wearing a golden necklace. Quanto ci vorrà per trovare quell'uomo? Non mi ricordo neanche come si faceva. Sifant, ok. The girl that's well shaded near the river. Ok, Frisia. A man who lives. Ora ho capito come si faceva a fare quella quest. Sono un imbecille, era ovvio. Quante volte mi sono dato l'imbecille troppe volte stasera in realtà. This is above the weapons shop in Sifant. Frisia flower facade. Vabbè, ok. Allora andiamo un attimo da. No, non vado a Seafront. Vado alle Southern Plains qui a vedere se è spawnato lo Shade gigante. E poi vado al villaggio e facciamo con calma tutto quanto. Tanto a Seafront ci dovrò tornare per forza. Quindi non. Vediamo se è spawnato. In teoria dovrebbe spawnare con questo tempo. Proprio perché non c'è il sole dovrebbe spawnare. Perché non spawna? Qual è il problema? Sta cosa mi perplime parecchio. Strano. Diciamo che per ora. Ah. Attenzione. XP rate 12%. Magic. Ah, vabbè, ho già quello da 15, quindi vabbè, ciao. Tu l'hai finita? Addio. Adesso ti becchi. Purtroppo ti becchi il villaggio con la musichetta un po' più triste perché siamo in procinto di, diciamo, avviarci verso il dungeon finale. E quindi un po' è come se stessimo dicendo addio al villaggio. Tra virgolette, addio al villaggio. Non è che partiamo per andare a morire, però è la fine di un viaggio e quindi. Devola? Che lavoro hai per me? Ah, Shade Entombed. Oddio, questa è quella di Fasad dentro al tempio. The Shade Army. A City Reborn. Cos'è Shade Army? Succede qualcosa alla già. Ah, oddio, è vero, devo sbarazzarmi degli Shade dentro la montagna, è vero. Sono preoccupata che il ragazzo che lavora all'armeria. Vabbè, per il ragazzo che lavora all'armeria. Puoi fargli una visita? Vabbè, tanto ci dovrò andare. Sì, vabbè, tranquilli. Mi è appena venuto in mente cosa devo fare per trovare lo Shade nel villaggio. Quello della pianura sud non è voluto spawnare, ma quello del villaggio credo che in realtà. Devo tipo avvicinarmi al fiumiciattolo, perché aveva detto. Forse è questo? Esatto. Esatto. Sta musichetta quando la sentirò cantata. Cioè il finale di Nier è una roba da lacrime proprio. Cioè mi viene il magone, si dice quasi, soltanto a ripensarci. Porca miseria. Non lo so. Non sembra che uno Shade sia mai stato qui. Forse la ragazza c'è.
Si è ricordato male il posto? Forse. I bambini non sono molto bravi con certe cose. Le chiederò di nuovo. Sì, però c'è anche una scatola del carico che è arrivata al villaggio. Eccola qua. Credo che questo sia uno dei pezzi del carico. Esatto. Ma voglio guardare cosa c'è dentro, tipo. Mi ha chiesto di non guardare. Ah no, ho fatto non guardare. Ma perché? Una scelta saggia. Vabbè. Ficcare il naso senza chiesa è un'abitudine abbastanza... è una maleducazione, vabbè. Voglio parlare adesso con la ragazzina, vediamo. Mi ricordo adesso che bisogna andare a vedere in un paio di location, tra virgolette. Poi ti dice, ah, devi andare là. E allora vado là e mi dice, ah, allora trovo lo Shade nel villaggio. Infatti. Hi. Siamo andati dove hai detto di aver visto il mostro, ma non abbiamo trovato nulla. Sei sicuro di averla vista vicino al fiumiciattolo? No. Oh, ora ricordo. L'ho vista nella piazza di fronte alla libreria, dove c'è la fontana. Ok, andrò a controllare. Non credo che... Una cosa figa che non avevo mai notato per un po' di tempo è che se tieni premuto per correre senza interruzione, dopo un po' va un po' più veloce. Tipo adesso accelerato. Però... Per piazza vicino alla fuori dalla biblioteca... Ci dovrebbe essere un glowing spot, credo. Credo? Non è che intende... Quest. In front of the library. Allora quindi è proprio sopra, vicino alla biblioteca. Infatti sì. Questo sono io che muovo e faccio venire il mal di mare, sì. Non c'è niente qui. A quanto pare si è sbagliato di nuovo. Ah, è una ricerca sciocca. Diciamo così, idiota. Persino una bambina difficilmente confonderebbe la porta di l'entrata di una biblioteca con un fiumiciattolo. Forse dovremmo chiedere a qualche altro abitante. Forse. Ma tipo... Se chiedessi a questo... O forse questo mi dà delle informazioni per il ragazzo scomparso. Ah, quel ragazzo con la collana. Sì, come potrei dimenticare. Alcuni l'hanno visto come dirigersi verso la foresta del mito. Va bene, dai, ci vediamo più tardi allora. Grazie di essere passata però. Ci vediamo più tardi. Ci sentiamo, dai. Vai pure non trattenerti troppo oltre. Se no fai tardi anche tu. Ciao. Com'è la foresta del mito? Devo andare anche per questo, vabbè. La foresta del mito. Forse dovremmo fargli visita. Certo, assolutamente, assolutamente. Ciao. Sup. Quindi a chi posso chiedere in realtà? Proviamo a dare un'occhiata. Però in realtà con le quest si sta proseguendo. Prima di tutto però devo vedere se passare alla Junk Heap o a Facade. Perché la Junk Heap posso potenziarmi anche l'arma. Credo di aver visto lo Shade un po' di giorni fa, ma non posso essere sicura. Qualunque cosa abbia visto era molto più grosso di un bambino. Era molto più grande di un bambino. Ma tipo... Se io volessi fare lo gnorri e dire... Ah, ma io mi ricordo dove si trova? No, No, non sto venendo qua sopra perché c'è qualcosa da trovare qua sopra. Ci sto venendo a caso, ovviamente. Cioè, ovvio. Cioè, non c'è una ragione per cui salgo fin qui. Però... Vediamo un po'. Uno shade. Oh, certo, l'ho visto. Mi ha tipo... Mi ha fatto prendere un colpo, tra virgolette. Subbalzare, credo che sia. Lascia che te lo dica. Che strano, però. Sembrava essere accompagnato da un ragazzino. Well, e tu? Ho visto qualcosa vicino al distretto di negozi che somigliava a uno shade. Sai...
If you squinted. La storia della ragazza, della bambina, allora non sta andando, non è esattamente compatibile con quello che ci dicono gli altri abitanti del villaggio. Credo dovremmo fare un po' più di domande. Qualcosa non va. Che intendi dire? Ci hanno mentito. Non saprei. Forse è stato soltanto un errore onesto. O forse c'era una ragione buona per mentire. Forse sì, chissà. Ascolta, non sono arrabbiato, ma devi dirmi la verità. Perché ci hai mentito riguardo allo Shade? Non sto mentendo! L'ho visto! Era grosso e spaventoso e grosso! Dici questo, allora. In che luogo non l'hai visto, non hai visto lo Shade? Sei strano. Immagino di non averlo visto vicino alla porta nord o alla collina a ovest. Benissimo, noi andremo proprio lì. Perché, magari non è che ci mente, però lo Shade magari continua a spostarsi e... Che bello, ti parlano con noi, proteggeremo il villaggio finché tu non ci sei. Ciao. Eccolo lì. La bambina deve aver cercato di proteggerlo. Una storia toccante, ma gli umani e gli Shade non possono coesistere. Dobbiamo sconfiggere questo mostro finché possiamo. Suppongo di sì. Fine. Ciao. È morto. Torniamo dal cliente. Poi devo vedere in realtà che quest ci sono ancora da fare nel villaggio. Non credo molte. C'è da trovare quello quello scomparso alla foresta del mito. Quindi niente, devo fare un po' di sfacchinate, tra virgolette. Allora, in teoria posso parlare alla guardia, esatto. Vediamo un po'. Ah, molto grazie. Stavo avendo problemi a dormire la notte sapendo che c'erano Shade nel villaggio. Va bene, 5.000, così sei un barbone. Gli altri mi hanno dato 20 volte. Dicevo, gli altri mi hanno dato 20 volte di... No, 20 volte no, ma quasi 10 volte di più. Diciamo più di 5 volte, ma... andiamo pure a piedi, tanto ormai siamo qua. Anzi, sì, ne approfitto per andare alla foresta del mito allora. Però vediamo un attimo. Questa. Allora, questo devo andare alla costa delle pianure, ok. Facade. Southern Plains, ma devo riuscire a farlo spawnare perché non spawna. Devo tornare a Seafront, vabbè. Facade. Foresta del mito. Facade. Lost Shrine. Foresta del mito. Junk Heap. Sì, Facade. Ok, allora andiamo alla foresta del mito e poi a Facade, dai. Ma se mi facesse vedere qualche rapporto... Scusate. Perché non sono messo esattamente in maniera performante in questo momento, ma... Facciamo una cosa. Questo potrebbe aiutare. Ecco. Si è vista anche la maglietta Dark Souls, tra l'altro. Ci darà molti soldi per aver preso un coltello da fucina. Sì, esatto. Esatto, tipo Emil, sì, Emil, ma non... Tipo, ci pagherà un sacco di soldi se gli portiamo un coltello da cucina, eccetera. Allora potremmo comprarne un sacco. Lasciami in pace. Potremmo comprare un sacco di coltelli da cucina, così ci pagherebbero un'infinità di soldi. Diventeremo ricchi. Sì, se avessimo 20 braccia e potessimo portare un coltello tipo in ogni dito della mano, allora sì, suppongo che sarebbe il caso. Tipo, questi che sparano sfere magiche droppano particolarmente raramente un oggetto che serve per le armi. Per fortuna ne ho già abbastanza. Allora. Hm?
Esatto, c'è l'oggetto da raccogliere qui. Sembra tutto normale qui. A quanto pare siamo un vicolo cieco. Ehi, aspetta un momento. Cos'è quella cosa per terra? Cos'è una bacca, mi pare? Sono soltanto delle bacche un po' dall'aspetto buffo. Sì, suppongo che queste bacche siano velenose. Forse, ma non ho abbastanza fame da provare. Ehi, aspetta, cosa? Un uomo con una collana dorata? Lo conosci? Certamente che lo conosco, quel bastardo è scappato con mia moglie. Aspetta un momento. Credevo avesse una ragazza, una fidanzata, una ragazza. Se lo trovi, portalo di nuovo qui, così posso uccidere quel bastardo. Ok, lo considererò l'idea. Quindi, sai dove è andato? L'ultima volta che ho sentito qualcosa stava andando a Seafront. Che dannato bastardo. Non riesco nemmeno a guardare mia moglie ormai. A quanto pare sta cercando di seminarci. Andiamo a Seafront allora. La bacca, quindi? Hello. Vediamo un po' cosa dice però di narrativa. E sai, mi ha fatto pensare, voglio dire, perché stiamo adorando un albero, tra virgolette, pregando un albero. Non ti sembra strano? A volte mi chiedo perché facciamo le cose che facciamo. Oh, e che mi ricorda? Ho una storia parecchio interessante per te. Vuoi sentirla? Quindi, in seguito, di conseguenza, di seguito. Ah, capisco. As a pretense for? Scusate, eh. In effetti. Me l'ero dimenticata. Inoltre, mi ero dimenticato sta cosa. Questo è tutto. Una storia molto affascinante. Sei diventato serio? No, sei serio? No, ovviamente no. Vabbè. Ma tipo. Potrebbe essere questa. Cosa ci fa qui, Kaine? Avete già risolto il mistero voi? No, non abbiamo niente. Quindi. Ah. Quindi quelle bacche? Ah, le abbiamo raccolte vicino al grosso albero. Forse. Ho pensato che forse. Dammele qui, muoio di fame. Sei impazzita, quelle bacche sono chiaramente velenose. Even one such. Persino uno come te non potrebbe sperare di. Ah, dannazione, sono buonissime, dammene ancora. Davvero? Beh, in quel caso, suppongo dovrei provarne una. Credo che Vice avesse ragione a proposito delle bacche. Il mio stomaco si sente come se qualcuno mi avesse conficcato una spada. Cos'è che dice? Ehi, cosa c'è che non va? Sembri. Oh no, no, oh no, oh no, non dirmi che hai mangiato una di quelle bacche. Per l'amore degli alberi, quelle cose sono mortali, veloci, devi prendere l'antidoto prima di morire. Pensavo di essere spacciato. Che razza di idiota sei? The Lamps. Lamps cos'è che erano? Non mi ricordo. I colori inusuali.
Ma che diavolo, persino un bambino avrebbe saputo riconoscere che erano velenose. Guarda, stavo cercando soltanto di... aspetta un attimo, hai detto bambino? Oh, accidenti. Quel bambino deve aver mangiato una di queste bacche. È abbastanza possibile, e se il veleno è così doloroso per un adulto, posso solo immaginare cosa può fare un bambino. Ehi, Kaine, prendi l'antidoto. Hai preso l'antidoto? Non ne ho bisogno. No, in effetti no. Accidenti, quelle bacche erano fantastiche. La cosa veramente fantastica, cioè paurosa, tra virgolette, la cosa stupefacente è che il tuo stomaco sia più orribile del tuo gusto nei vestiti. Se tu avessi i genitali te li starei strappando, tipo, proprio te li starei tagliando, tra virgolette, strappando. Ok, abbiamo l'antidoto da portare al bambino. E lo faremo dopo però. Andiamo alla Junk Heap. Non riesco ancora a sentire le mie braccia o le mie gambe. Io mi sento bene. Usate il vero stomaco di ferro, Kaine. The hussy's internal organs are as filthy as her mouth. Why do you have to be such a shithead all the time, Brooke? Sembra quasi che sia davvero offesa. Ho detto, gli organi interni di questa sgualdrina fanno schifo quanto la sua bocca, cioè. Sono volgari e sporchi, tra virgolette, quanto la sua bocca. Guarda, perché devi essere sempre così stronzo quando parli? Ma. Dai, vabbè, peccato. Qua dovrebbe esserci la terza cassa, credo. Da qualche parte. Eccola qui. Credo che siano le pezze del carico. Non guardiamo dentro, fa lo stesso ormai. E guarda, ho chiesto di non guardare. Sarà meglio fare quello che vuole. Ok. Vabbè, è una tremenda quantità di materiali illegali e pericolosi. Ci scommetterei la mia copertina che il cliente a Smugger non mi ricordo cos'era. Quindi cosa dovremmo fare? Noi portiamo al cliente. Farò quello che mi ha chiesto di fare. Portiamola indietro al cliente. Si sta lamentando, ma comunque dice non sta a noi decidere cosa fare. Ci hanno chiesto un favore e noi lo faremo, cioè. Stavo sentendo cosa, quindi posso potenziare la lancia. Oltre a parlare col fratello e chiedergli un po' di cose. Sono ancora in... C'ho le palle girate ancora per prima che avevo il microfono spento, vabbè. Ah, che devo fare? Che devo fare? Ah, benvenuto, benvenuto. Come stai? Come va? Ehi, ciao. Sembri abbastanza impegnato. Oh sì, va alla grande, non potrebbe andare meglio. Gli Shade hanno preso il secondo piano della Junk Heap, tutto qui. Non sembri troppo preoccupato. Ah, non mi importa, chi se ne frega. La gente non va più là dentro, quindi non fa alcuna differenza. Solo è più difficile ora raccumulare un po', accumulare e raccogliere materiali per qualunque arma. Ok. Ah, è assurdo. Andrò là dentro e farò piazza pulita. Buona fortuna. Non andrai molto lontano.
Gli Shade hanno distrutto i macchinari dell'ascensore del primo piano. Semplicemente l'hanno strappato. Se vuoi usarlo devi cambiare le parti. Hai le parti? Hai i pezzi? No, ma potrei riuscire a usarli se mi portassi i materiali. Bla bla bla. Va bene, prenderò la roba e te la porto, ok? E io ho i materiali. Hai ucciso un po' di robot, eh? Ben fatto. Distrutti per bene. Ok, lascia che ci lavori ora. Ok, porta questo all'ascensore proprio in fondo, al primo piano. Ok, buona fortuna. Non farti uccidere, eh? Ok. Ok. Strength and weapons, in realtà. Questa. Esattamente. Lo faccio solo per fare un paragone, ok? In più. Devo comprare iron ore, credo. No, in realtà ne ho un po', dai. Potrei salvare. Facciamo una cosa, allora finiamo solo con la junk heap, credo, ok? Facciamo solo la junk heap. E poi niente, perché il resto delle quest faremo più avanti. Perché appunto prossima live facciamo trama. La live dopo anche. Però magari la live dopo appunto facciamo un po' di trama e un po' di quest. Vedremo. Però in realtà sarebbe meglio farla quando arriviamo a sbloccare tutte le zone. Perché almeno abbiamo libertà di girare un po' dove ci va di girare con gli NPC che hanno già le quest. Allora. Esatto, perché l'altro ascensore di prima fa proseguire nella fabbrica, nella montagna. Questo invece no. Chiaro. È qui, mi pare, vero? Ok, dobbiamo semplicemente cambiare le parti dell'ascensore. Perfetto, ora posso andare al secondo piano. Io mi flasho già roba per il boss finale, vabbè. Esatto. Non c'è niente di cui lamentarsi. Cioè, non c'è niente di cui lamentarsi. Se c'è da uccidere Shade, io sono contento. Ma in realtà è abbastanza easy, mi pare. A meno che poi non ce ne sia un'altra di queste. Ah. Credo che ne spawnino ancora. Quanti? Adesso arriva. No, pensavo ne arrivasse. Diceva, sono abbastanza tostarelli quando si mettono insieme. Dobbiamo fare attenzione in futuro, potremmo vederli ancora usare questa tattica. O si sbloccheranno altre quest riguardo questa cosa? Non lo so.
Avevo idea di, che avrei dovuto affrontare degli scegli un po' più grossi. Ok, appunto il tizio dovrebbe darmi anche il coltello da cucina, però in teoria. A proposito, facciamo un paragone, ok? Tra l'altro perché si vede. Ok, la Phoenix Spear è un po' più potente, pesa di meno e ha la stessa potenza magica. Wow, 721. Beh, 693, vabbè. Però in realtà abbiamo visto che il peso delle lance non c'entra niente. Vabbè. E abbiamo fatto fuori gli shades. Ah, grazie mille. Grazie davvero tante. Ora posso fare armi ancora più potenti. E questo significa che ucciderò ancora più robot. Wahaha. Non sei preoccupato per gli shades. Voglio dire, uno di quelli ha ucciso tuo fratello, dopo tutto. No, non sono stati loro. Bugiardo! Bugiardo! Sono stati... I robot hanno ucciso mio fratello, non gli Shade. I brutti cattivi robot, i grossi cattivi robot. L'hanno schiacciato con un bridge. Vabbè. Ucciderò tutti i robot, li distruggerò tutti, li farò a pezzi, farò... Sì, vabbè. Non è vero, Jacob? È giusto? Vabbè. È partito per la tangente. Temo che la mente del ragazzo sia andata, esatto. Non sembra capace di altro che odiare quelle creature meccaniche senza mente. Infatti, io sto giocando con un coltello da cucina. Scusa, ma non ho niente del genere. Non credo nemmeno di avere materiali per farne uno. Di che cosa hai bisogno? Vabbè, Ok, tornerò subito. Tieni i materiali. Ok, metto subito al lavoro. Ecco qui, appunto, un coltello da cucina d'elite, vabbè. A dire la verità, è una delle cose migliori che abbia mai fatto. Una buono fino a quel punto, eh. Ok, verdure o ossa, niente taglia meglio di questo. È basato su un progetto di mio padre. Tuo padre cucinava? Certo, ed era anche parecchio bravo a cucinare. No, cucinava quasi tutto lui. Tutto ciò che mamma faceva era... vabbè, faceva il pane. Di sicuro mi mancano quei giorni. Ok, niente, fatto. Quindi... Facciamo una cosa allora. Torniamo al villaggio. Così finisco la quest. E siccome la prossima volta non faremo quest, bene o male andremo. Giovedì andremo soltanto di trama. Vedremo se nella seconda run le quest non fatte rimangono o se devo andare a ripigliarle tutte quante e rifarle da capo. È un test, perché non me lo ricordo bene. I guess his father liked cooking too, huh? Sounds like it. I hear that lots of men are getting into cooking lately. I bet this guy just wanted a new hobby. Yes, yes, well, we must be off. Vabbè. Questo ragazzino potrebbe avere un nuovo hobby. Sì, vabbè, andiamo. Ok,
Ok, in teoria dovrebbe guarire il bambino con l'antidoto, mi pare. Ah, dicevo, perché la X mi indica a nord? Perché il molo per lo Shadow Lord è a nord. Ehi. Ha detto ehi anche lui, vabbè. Credo che tuo figlio abbia mangiato una bacca velenosa. Però se gli dai questo antidoto dovrebbe stare meglio. Oh, grazie mille. Ok, glielo farò prendere subito. È buono a sapersi. E forse ricordagli anche di non mangiare tutto quello che trova per terra. Sarebbe meglio. Sarebbe gradito e sarebbe doveroso. Io credevo e speravo di riuscire a fare un po' più di queste in realtà stasera. Però va bene così, soprattutto se poi rimangono. Allora. Allora. Vedrò come gestirla poi su YouTube, anche se credo che metterò comunque un avviso. Mi dispiace che la prima parte di live sia stata muta. Cioè, gameplay sì, ma io ero muto. Mi sento veramente un cretino. Comunque, detto questo, spero verrete giovedì per vedere la fine della trama, che è il primo finale della trama, in realtà ce n'è anche più di uno, e spiegheranno cose parecchio importanti di narrativa. Non tutto, ma almeno quelle principali vagamente. Ce ne saranno di molto più profonde, molto più importanti, che poi spiegheremo più in là. Non farò lo stesso errore col microfono giovedì, ok? Ora, in quanto a live, domani c'è Demon's Souls, come ho detto anche oggi. Domani c'è Demon's Souls e domani sera, se tutto va bene, c'è Tombi. Mentre appunto giovedì ci saranno di nuovo Dark Souls e Nier. E poi vedremo. Detto questo, buonanotte per chi va a letto, se si sta collegando magari qualcuno adesso. Altrimenti buon proseguimento di serata. E noi ci vediamo alla prossima live, quando ci sarete. Ciao a tutti. E scusate ancora.